I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Tu non sai, la prima volta che ho comprato quella bottiglietta di plastica del mezzo litro di acqua alla stazione e avevano deciso che il tappo non si staccava più, c'era questa nuova versione per fare in modo che i tappi non vadano in giro nel mondo. E io non me l'aveva detto nessuno, quindi dicevo: ma porca droga, ma questa bottiglia ma si stacca, sto da, ma non si stacca. E continuavo, ho detto: ma le becco tutte io quelle, sai come la ruota del carrello al supermercato, che becco sempre io quella che c'ha la ruota di traverso. E invece, attenzione, attenzione! Mi compare nel mio telefonino. Guarda, viola, che roba, sembra una viola, dea. Con la maglietta viola. Wow, grazie, Mauri. Oh, maglietta viola e occhiale da vista con riflesso, sì, anche quello viola blu. Non so che gioco di luci e di specchi. Ma scusami, come mai hai gli occhiali da vista oggi? Allora, quando faccio una serata un po' più rock, più impegnativa, oddio, mi sveglio e ho gli occhi molto secchi. Ma scusa, perché tu metti le lenti di solito? No, però no, mi risento più affaticati e sento senti la voce. Hai bisogno. Oh, hai fatto serata. Oh, ragazzi, Viola ha fatto serata. È che faceva freddo ieri. Sarà la puntata del giorno, la serata di Viola. La serata di Viola. Ha fatto serata, sono Viola. Sono disidratata. Sono attaccata alla bottiglia. C'ha le flebo quelle lì per idratarti. Va bene, ragazzi, bando alle ciance. Oggi è venerdì, dobbiamo spingere oggi facciamo piano, ragazzi, che c'ha gli occhi secchi. Madonna, sai Viola che io ti capisco, nel senso che io non ho fatto serata, ho pensato a prendere gli schiaffi all'Olimpico, ma lo so, quando hai bevuto la mattina come dà fastidio tutto, dà fastidio tutto, perché non ti sei data malata? Datti, ma io ti avrei capito, mentre guarda, ho fatto serata, dicevo, stai a casa, Viola, stai a casa. Tutta secca, dai, mi sembra la pelle secca. Allora, facciamo così, Viola togli le cuffie, noi piano, Maurizio mettiamo la sigla, piano. Tolgo le cuffie e vado a casa. Senti come gridano tutti. Oh, shh, 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 shh. Piano, piano, piano. Voglia. Felicità. Giudicio. Eccola qua. Che è successo? Che è successo? Un'emozione che non sai descrivere. Viola, rimetti le cuffie, rimetti a posto la candela. Ragazzi, non urlare. No, ma io non urlo mai. Allora, parliamo piano. Meno male che oggi non c'è il movimento elettronico, vero Maurizio? No, c'è, l'ha fatto. L'ultimo, visto io. È l'ultimissimo momento elettronico. Ho visto una story della Steffi stamattina alle 7:15. Maurizio era nel studio giallo a finirlo. C'è tanto lavoro per il momento elettronico. Va bene. Guarda come ha condizionato la puntata. Siamo tutti qua che abbiamo paura di alzare un attimo la voce. Volevo dirvi. Quindi ieri ho fatto la mia prima esperienza all'Olimpico. Avevo visto solo i Rolling Stones, i Depeche, avevo visto solo concerti. È bello, è molto ampio, molto grande. Ovviamente il Milan ha perso, quindi non è che ero felicissimo. Dal punto di vista del tifoso, ovviamente non sono contento. Dal punto di vista invece sportivo e amante della storia, sono contento. Intanto perché se la Roma si è guadagnata proprio, se l'ho meritato alla grande. Ma poi c'è questa storia di De Rossi che è troppo affascinante, perché è epica, è il fratello che torna a casa, il fratello grande che torna a casa, praticamente se fosse una tragedia greca sarebbe uccide il padre, no? Se fosse una cosa alla Freud, no? Che era Mourinho, che non si poteva toccare, arriva lui e riporta i fratelli, è una roba, è veramente bella. E Achille e Patroclo. Capisci? E la Roma se l'è strameritato questo passaggio, sia a San Siro che ieri sera. Ieri erano in 10 e hanno messo in difficoltà il Milan, che tra l'altro questo vagoncino di letame che ho preso ieri non è niente rispetto al treno che è partito
che arriva lunedì, lì poi lunedì arriva un finale di stagione dolorosissimo. Però abbiamo anche la registrazione, sì, mia, sì, perché certo, ovviamente io, che ho sempre, diciamo, Roma, ce l'ho un po' nel cuore, sì, e devo dire, sono, nonostante sia di Brescia, sono molto simpatico ai romani. Ieri allo stadio era tutto, famo una foto, via qua, certo. Vabbè, è stata una serata meravigliosa, poi cantano Venditti, sembra un concerto, è una cosa molto bella. E ho anche la registrazione, perché io ho fatto più foto a Roma con i romanisti che a San Siro con i milanisti. E abbiamo la registrazione. Sentiamo. Oh, cioè, sentiamo, sentiamo. Io sono milanese, sì. Però tipo per la magica, per la Roma, per la magica Roma. Un milanese che fa tipo va a Roma. Ma non è che ci sta più per culo, no? Ma ragazzi, ti ho detto, sono milanese. Però sono pacchiotto, col cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso. Ma come fa tipo per la magica? È una certa di vita, capito? Quando ero piccoletto stavo sempre in mezza nebbia, mi sono detto. Ah, ecco. Oh, sole mio! Stan pronta a te! Ma che cazzo stai? Di quando è povero a Napoli? Oh. A Napoli! Avrai detto la società del pagliaccio! Ah, sì, sì! Oddio mio, che serata! Forza Milan, ragazzi, milanisti, che finale di stagione doloroso! Cazzarola! Di quella puttana vacca, porca! Piano, piano! Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Ho deciso di andare giù, sai che c'è questa famosa frase, no? Che dice, se il tuo percorso, il tuo path, come si può dire, il tuo sentiero, il tuo percorso, va bene? Percorso è giusto, path. Se il tuo percorso in questo momento della vita è quello di attraversare l'inferno, no? C'è questa frase, in inglese la sto traducendo, è più bella in inglese ovviamente perché ha meno parole, però il senso è questo. Se il tuo percorso in questo momento della vita è passeggiare all'inferno, passeggia all'inferno come se tu lo, come se fosse casa tua, cioè come se tu, sai che onit è sempre difficile da tradurre, come se tu perché possederlo non è come se fosse casa, come se fosse il tuo posto, esatto, cioè gestirlo, come se, fossi il padrone, sì, come se sì, tu fossi il padrone di quella stanza, ecco, sì, quindi sì, se devi andare all'inferno cammina all'inferno come se tu fossi il padrone dell'inferno, esatto, questo è un po' il senso. Allora, ma a proposito no, allora ieri mi sono fatto l'olimpico e ho preso il vagoncino, ok, lunedì ci sarà l'altro, altra vera sofferenza calcistica, ho detto per fortuna che non c'è report, che è un'altra cosa che mi devasta il weekend, no? E Viola mi ha detto no, ma guarda che torna. Dico, certo, ma come torna? Allora noi abbiamo chiamato subito per sapere. Siegfriedo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, Siegfriedo. Sì, perché tu ci rovini, tu a me tu mi rovini il weekend, perché io a volte la domenica poi dopo di te vado a dormire nervoso quando fate queste inchieste. Poi aspetta, leggo, quando vedrai quella di domenica. Oh, ecco, no, stavo dicendo, allora, per capire quanto devo camminare all'inferno, di che si parla domenica? Bella, bella passeggiata. Intanto partiamo dai cavatori del marmo, il marmo di Carrara, che è stato reso famoso nel mondo, sì, con la Pietà di Michelangelo, ma in pochi sanno che i cavatori, una parte dei cavatori, abbondante dei cavatori di questo prezioso e pregiato marmo, non pagano un euro di concessione allo Stato, perché si basano su un editto del 1750. Ma scusami, ma c'è la carta del 1700, cioè c'è il documento? Sì, c'è. Stupendo. Ora, ma stiamo parlando di cavatori che hanno utili, metti di seduto, sei seduto, immagino, no, sì, hanno utili del milionari, del 40-50% rispetto al fatturato, capisci? Wow. Cioè, che è un margine che non hanno neppure quelli della moda. Stupendo. C'è anche una legge, ci sarebbe una legge che da anni è stata portata in Parlamento, ma che se la dimenticano ogni volta, perché insomma questo è. L'altra inchiesta, invece, torneremo sulle vicende della Santanchè con un documento inedito che immagino farà discutere, perché insomma proverebbe, visto che la linea che sta facendo passare la ministra è stata quella che è avvenuto tutto a sua insaputa, se c'è stato reato, noi mostreremo documenti che farebbero pensare esattamente il contrario. Due, l'accordo Italia-Albania sulla gestione dei migranti. Certo. Sai, che porteremo là i migranti che intercetteremo lungo il mare, quelli che sono destinati al rimpatrio.
Non si capisce bene in che tempi poi avverrà sta roba, perché a oggi, insomma, quando succede una cosa del genere impieghiamo 2 anni e mezzo prima di stabilire se c'è qualcuno che va rimpatriato, non ha diritto al diritto d'asilo. Invece nelle previsioni del governo ci sono 28 giorni, vedremo se insomma, dai, qualche magica. Anno. Spenderemo 1 miliardo di euro, vicino al 1 miliardo di euro, per delle strutture che rischiano di rimanere nella disponibilità degli albanesi. Vedremo chi sono gli uomini di questo accordo e che fine faranno i migranti. Ai, che meraviglia, che bel weekend, grazie. Scusami, ti volevo dire, ho 2 domande da farti. Una, intanto mi sono sempre chiesto come mai sei ancora in onda, perché è evidente che rompete le scatole, però ho visto che vi hanno tolto, nonostante il successo, vi hanno tolto le repliche dell'estate, quindi qualcosina sono riusciti a bloccare. Allora, no? Diciamo che in questi ultimi 2 anni siamo passati da 16 repliche a 6 e adesso a 5. C'è una lenta erosione. Vi uccidono lentamente, diciamo, nonostante qualcuno abbia detto il contrario. Rispetto all'altra amministrazione ci sono state tolte delle repliche. Questo, ti volevo fare una domanda. L'invito è vedere di più report di una battuta. Eccoci, noi siamo qui a spingere, ma ti volevo fare una domanda che è il motivo vero per cui ti ho chiamato, perché l'ho chiesto ai nostri ascoltatori qualche giorno fa e volevo chiederlo a te, che magari hai più esperienza. Il potere che difende se stesso è così da sempre in tutto il mondo, no? Il potere difende se stesso. Tu ti sei mai chiesto come mai invece la gente, che invece di arrabbiarsi per esempio con i politici nelle vostre inchieste, si arrabbia con voi, scredita voi? Cioè, io non ho mai capito come mai, se uno fa un'inchiesta e dice questo politico ti ha rubato dei soldi, mettiamo, la faccio breve, no? Perché la gente, invece di accanirsi o arrabbiarsi o mobilitarsi contro questa cosa, se la prende con chi gliel'ha fatto notare? Io, questo che è un meccanismo è una bella domanda, Fabio. È il meccanismo del servo, no? Io penso che ci siano gli schiavi e i servi difendono i padroni. Ma come mai c'è qualcuno in questo momento, mentre noi parliamo, al telefono in mano e ci manderà dei messaggi? Voi, e io dico, ma perché questa persona ha un meccanismo nel cervello così? Io voglio capire questa cosa. Diciamo che purtroppo l'atteggiamento nei confronti dei partiti, che dovrebbero avere alla base tutti, nessuno escluso, qualsiasi ideologia, è il bene comune, perché questo ormai ce lo siamo dimenticati. Oggi i partiti non hanno più quella visione del bene comune, esatto, per il quale erano nati, no? Perché la difesa della cosa pubblica è questo. Sono diventati una sorta di tifoserie, squadre di calcio. E i social purtroppo hanno contribuito a questo elemento divisorio, per cui c'è chi è che non accetta neanche che venga messa in discussione la squadra per cui vota, capisci? Questo è un pochettino. Pensa per dirti, scusami se ti interrompo, quando qualcuno che ho votato fa una cosa così, io mi arrabbio di più di quando lo fa qualcuno che non ho votato. Certo, io per assurdo, io ti ho dato una fiducia, tu mi hai ingannato, io mi incazzo molto di più. Non è che dico sì, però anche gli altri, non riesco a fare un ragionamento del genere. Volevo capire cosa c'è, bisognerebbe chiedere a uno psicologo forse. No, bisognerebbe comunque, guarda, hai centrato un tema, bisognerebbe realmente infondere nuovamente la cultura del bene comune, perché altrimenti non ne usciamo. Senza la visione, senza il bene comune, io credo che uno dei motivi di queste guerre sia anche perché siamo in mano a dei grandissimi narcisisti, a un certo punto di vista, perché gli interessi, sai, adesso non mi ricordo se era Sepúlveda che diceva che le guerre si fanno tra persone che non si conoscono e si uccidono tra loro per tutelare gli interessi di persone che si conoscono e non si uccidono. E questo la dice lunga. La dice lunga. Va bene, allora domenica alle 20:55. Alle 20. Bene, bene, bene. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Ciao. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Vedi che sono qua tutto solo a Roma, me lo metto questa canzone, Maurizio, ci vorrebbe un amico.
Sentiamo dei messaggi. Arrivo. Vai. Arrivo. Sei secca, sei secca. Buongiorno, sei ragazzi. Secca. Buongiorno, ehi. Fabio. Buongiorno, ehi. Viola. Buongiorno, Maurizio. Buongiorno. Vedo che in 5 giorni non è cambiato niente. Sono tornato ieri sera da Parigi. Città meravigliosa nelle sue contrapposizioni. Un freddo cane, ma sono tornato pieno di meraviglia. Mi stavate mancando. Ma c'è l'app. E non ci ha ascoltato da Parigi. Ma scusa, c'è gente che ci ascolta. Comunque volevo dire una cosa. Ieri sono andato qua vicino al Pantheon, sì? Che c'è il negozio di vinili. C'è la Tiziana che vende i vinili, sì. E ho preso, Maurizio, ti ho anche pensato, una compilation, una raccolta di canzoni francesi che da mettere proprio quando uno fa colazione il sabato e la mattina. Mi sono... E c'è di Piaf, c'è Aznavour, e c'è anche quella lì che dice che la devi cercare. Quella che dice mi hai fatto tornare indietro una tetta, quella che dice te me fai tourne André, la te, cos'è che dice mi hai fatto tu me tu fai ritorne tourner la che tete. Dice ti ho visto e mi hai fatto, cioè la mia tetta, allora, sono andate indietro, sì, esatto. È quella lì che fa, è questa senti. Tu me fai tourner la tête. Dice, ma chissà che guarda che comunque Mon Manège à moi è il titolo. Mon Manège à moi, però lei lo rincontra e gli dice quando ti vedo, quando ti ho visto così, mi hai fatto tornare, cosa vorrà dire mi hai fatto tornare indietro una tetta? Guarda che scemo. Talmente l'emozione che me la fai risentire dall'inizio, scusami. Che loro si rincontrano, sì. Senti, e lei gli dice come stai? Amore, un po' che non ti vedo, cucciolo, e lei. Tu mi fai tornare la tetta. Secondo me non è un buon segno comunque. Nella pausa pubblicitaria andate su Google e scrivete bias di conferma. Bias. Cercate su Google bias di conferma. Boia. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ragazzi, questo è il volo del mattino. Sono com'è il tempo lì a Milano, ragazzi? Scusate. Bello, freddo. Anche qui sereno, c'è il sole, ma aria fredda. Cielo quello bello di Roma, bellissimo, però con l'aria fresca. Ieri ho fatto la cosa che mi piace far di più a Roma, che non è andare ai musei, così, perché sapete, sono ignorante. E la pizzettina, mi sono preso la pizzetta, mi sono fatto una passeggiata nei vicoli dove fanno a pezzi le canzoni e sono andato lì con la mia pizzetta. Che meraviglia, oh. E me la vado a fare anche adesso, appena finisce. È anche mortadella nella pizza bianca. Mamma, che bella merenda che mi faccio adesso. E, ho mille messaggi, Ok, vai. Scusa Fabio, dimmi. Ma gli potevi chiedere se era single? Perché questo è interessante, altro che... Attenzione, perché Ranucci, se voi leggete il suo libro, Ranucci è un sex symbol. Cioè, nel senso, piace un sacco alle donne, Ranucci. No, con la sua giacca di pelle, la camicia bianca, un po' anni 90, un po' gin tonic. E piace. Ranucci c'ha il suo. Sì, vai. Non gliel'hai chiesto a Sigfrido se guarda il porno? Tu lo guardi il porno, Fabio. Sai che era da fare? Tu lo guardi il porno, Ranucci? Chissà lui cosa ti diceva, ma se leggi il libro, anche lì c'è dentro della perversione. Ah, interessante. Credere in chi ti smonta un mito è un po' rinnegare se stessi. Capito? Profondo, però per chi non ha capito è così. È semplice. Guarda, Fabio, è un po' come quando tu vai da un tuo amico e gli dici, oh, guarda che della tua ragazza ti sta tradendo un po' di volte. E lui si incazza. E questo amico non si incazza con la ragazza, ma si incazza con te, perché gli hai rovinato un sogno, l'innamoramento, gli fai aprire gli occhi e sbattere la verità in faccia alla gente dà non fastidio, si fa. Perché cosa vuol dire? Io sono un coglione, non ho mai capito la verità, sei tu che me la devi dire. Per questo. Altrimenti, aspetta, dimmi. Altrimenti. Vai. Ciao Fabio. Quelli che si arrabbiano con chi glielo fa notare saranno sicuramente gli stessi che quando la pizza non è buona parlano male al cameriere. Ci scommetto. Ciao Alessandro da Abano Terme. Sarà un cameriere, immagino, non lo so, potrebbe essere. Però effettivamente sarà successo a tutti noi questa cosa di andare dall'amico
che vai dall'amico e magari loro a un certo punto sono in crisi, sì, si lasciano, sì, il tuo amico viene da te e tu gli dici no ma guarda che comunque lei ti ha sempre trattato male, guarda che comunque è meglio per te, poi si rimettono insieme e mai, tu vieni tagliato fuori, mai, qui hai una spalla su cui piangere, ma io non ti dirò mai quello che penso di lei o di lui, sento del fermento, come ieri all'Olimpico, che succede? Sì. E siamo collegati col Salone del Mobile per il momento. Che bello. Col Salone del Mobile. Fantastico. Il nostro inviato Christian si trova al Salone del Mobile oggi. Wow. Vai Christian. Vai. Grazie della linea Maurizio. Oggi per l'ultimissimo momento elettronico siamo qui al più grande evento della città, il Salone del Mobile, dove sono stati allestiti gli ultra mega super extra maxi schermi, che tantissimi patetici gadget e i prodotti per l'occasione. Non manca la linea di divani e di bidet marchiati di bidet. Maurizio underscore Rossato. Belli, oh. Dal salone è tutto, a te la linea. Grazie. Maurizio, wow, ripiano, piano. Io tolgo le cuffie che ho bevuto ieri sera dopo la partita. Piano, corto, sul volume, cortissimo, corto. Sul volume. Mandola, redola. Vorrei essere gli occhi secchi di Viola in questo momento. Non ho le cuffie. Ho fatto le cuffie. Senti questa sega circolare. Ecco, questo è il mio genere, Maurizio. Sì. Questa mi piace, bene. Ciao, sono Albertino. Stai ascoltando il momento elettronico con Maurizio Rossato. Gran pezzo, prego. Tu lo guardi il porno, Fabio? Auguri, Lily Gruber, oggi è compleanno. Auguri! Conmigo. Triplo augurio. Wow! Eccola qua. Sale. Arriva! Vedo un'ancora, vedo un delfino. Vedo un veliero. Anche quella che hai scelto dopo molto bella, L'ultima. Questa l'ho scelta io, ti piace? Bella. Si vede che sei stato pagato dal Salone del Mobile, ci hai messo più cuore, È sempre una questione di soldi. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino.
Viola, ti devo raccontare una storia, arrivai a Milano, arrivai a Milano perché avevo scritto una canzone che si chiamava Volo e si metteva a Radio Capital, grazie anche a Nicola Savino che la scelse insieme a Peroni e a Cecchetto. Arrivai in radio al forum di Assago con la macchina di mia sorella perché non avevo la macchina e Claudio Cecchetto mi disse dovresti fare la radio e lì inizia la mia carriera al radiofonica. Forum perché c'era la radio, perché no? La radio forum, era perché il forum. Hai fatto il forum. Esatto, non ho detto il forum, c'era la Radio Capital. Sì. Io vado avanti e indietro con la macchina di mia sorella, partivo alle 5 perché avevo paura del traffico e poi dormivo un po' nel parcheggio. C'era già Nicola Vitiello, c'era Marco Mazzoli, insomma era una bella storia. Praticamente già a Brescia si diceva, oh cazzo, quello è andato là e c'eravamo io, Fiorello, Giovanotti, Max Pezzali, insomma ero già nell'Olimpo, nell'Olimpo. Inizio lentamente, dopo un anno e mezzo la cosa non va come deve andare, Cecchetto vende la radio e io mi ritrovo senza lavoro e vado a Londra a fare il lavapiatti in un ristorante che si chiama Drum and Monkey, con un dolore nel petto per aver toccato l'Olimpo ed essere stato buttato giù dopo, mi ero già fatto il viaggio. E a Brescia già dicevano, beh, ma cazzo, cosa si era messo in mente, ma pensava di essere meglio di noi. E io sai dove mi riparavo? Dentro questo disco dei Prodigy. Io giravo in metropolitana con il CD e andavo avanti e indietro, zona 1, zona 2, zona 3. Per sublimare l'aggressività e la delusione. Smack my bitch up. Quando metto questa canzone, pelle d'oca. Certo. Sì. Quindi scusami, eravate, si è detto Giovanotti, Fiorello, Giovanni Cacioppo. Cacioppo. E poi c'era, no, senza ridere, lo devi dire seriamente. Già, lo devo dire seriamente. Eravamo io, Fiorello, Giovanotti, Max Pezzali, Amadeus è quello che mi ha Amadeus è quello che ha detto, signore e signori, ecco un nuovo speaker da oggi, quello che mi ha annunciato al mio primo intervento radiofonico. E c'era anche Max Pezzali. Sì, eccolo qua. C'era Giovanni Cacioppo. C'era Cacioppo. Voi ragazzi di Via Massella. Sono anni e solo due giorni fa. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Maurizio, sì. Sto di Pavia come te, siete proprio talentuoso, è proprio una zona di talento, la Pavia, le piccolina, ma ha tirato fuori Andrea Moro, Gerry Scotti, la De Filippi, Maurizio Rossato, Max Pezzali, Drupi, Annabella. Dobbiamo chiudere. Io c'avevo mille messaggi. C'è un pro capite lì, incredibile. Vero, Non, neanche un messaggio, Ne avevo mille. Guarda Maurizio come tarpa. Prendetelo voi e Radio DJ, la trovi anche in podcast.